incontro tra governo e regione sulla sanità. Nei giorni scorsi il presidente della giunta regionale, Iole Santelli, ha inviato una lettera al premier Conte in cui denunciava che la regione è stata esautorata totalmente dalla gestione dell'emergenza Covid. Il motivo? Sostanzialmente il commissario nazionale per l'emergenza, Domenico Arcuri, avrebbe detto che nel caso di regioni commissariate nella sanità, come il caso della Calabria, la gestione del potenziamento delle terapie intensive non sarebbe stata delegata ai governatori, quindi la regione non dovrebbe toccare palla. Il piano è stato approvato dai commissari Cotticelli e Crocco nel giugno scorso, prevedeva l'aggiunta ai posti letto ordinari di 134 posti di terapia intensiva e la riqualificazione di 123 posti da convertire in posti di semi-intensiva. Al di là del rimpallo di responsabilità, è evidente però il ritardo nell'attuazione, perché negli ospedali non ci sono né cantieri, non ci sono lavori, non ci sono nuovi posti letto e la seconda ondata è in arrivo, almeno a sentire quanto dice l'OMS.